La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante, naturalmente, quando si fanno queste proposte è crederci, e io ci credo. Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo. Non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo. Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso, esattamente 3 giorni dopo il mio compleanno, il 27 marzo 1985. Si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre. Di Ezio Tarantelli abbiamo un unico documento televisivo, una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana fatta a tribuna sindacale 3 anni fa, nel 1982. Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%, un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate, un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti. Avevo 8 anni quando chiesi a mio padre cosa fosse l'inflazione. Lui ne parlava continuamente, a casa, a tavola, con mia madre. Inflazione, scala mobile, sindacato. Soprattutto scala mobile, inflazione. Inflazione, scala mobile. Erano i problemi del momento tra la metà degli anni 70 e gli anni 80. E lui fu il primo in Italia a rompersi la testa per cercare una soluzione. Oggi, 25 anni dopo la morte di mio padre, ho cominciato a chiedere di lui a chi lo aveva conosciuto, i suoi amici, i colleghi, gli studenti, mia zia, mia madre. Volevo ricostruire il suo percorso, capire le sue idee, la sua battaglia per portare il nostro paese verso un miglioramento reale. In fondo non è stata questa la ragione per cui è morto.